Allora, oggi sperimentiamo con Globeland e i suoi silk screen. Ho deciso di utilizzare questo. Allora, io voglio sperimentare un po' con quelle che sono le paste polimeriche asciutte e lucide. Voglio sperimentare anche su quelle che sono invece le paste polimeriche che io avevo già lucidato con la resina, malissimo, malissimo, malissimo. E quindi voglio provare a vedere se con l'acrilico sulla resina e poi resinata nuovamente ci sta. Ci sta, ci è, ci fa tutto quello che volete. E poi voglio provare ad utilizzarli anche su quella che è la carta per poter utilizzare appunto, per poterlo utilizzare anche su degli orecchini appunto di carta, perché sapete che io faccio anche quelli che sono gli orecchini di carta. Quindi i miei esperimenti vanno su questo. E poi il prossimo tutorial invece utilizzerò sempre i silk screen, ma li voglio utilizzare su la pasta polimerica non asciutta, ma fresca, quindi da cuocere, in modo tale da che l'utilizzo che, fra virgolette, viene fatto più spesso. Io in questo tutorial invece voglio proprio sperimentare come chiunque di voi farebbe. Ho deciso di utilizzare questo perché ha un po' di forme, quindi voglio vedere come vengono anche sulla carta. All'inizio non sapevo come si utilizzasse, poi mi sono cioè, ho capito che comunque la carta dietro non serve, fra virgolette, a nulla. Quindi sono andata a insistere e sto togliendo quello che è. Appunto, ce l'ho riuscita da questa parte, eccolo qui. Sono riuscita a togliere quello che è il silk screen da questa parte. Per quanto riguarda la riposizione di questo, io credo che una volta che questo l'avrò tirato via e l'avrò rimesso sopra, dovrò cercare comunque di far, a parte il pulirlo, dovrò cercare comunque di farlo di tutelarlo al massimo, quindi ad esempio magari dentro nelle buste trasparenti, in modo tale che comunque non si rovini, non si impolveri, non si sporchi appunto di queste cose. E quindi andiamo a sperimentare. Allora, voglio innanzitutto sperimentarlo su quella che è appunto la pasta polimerica. Oh mamma mia, la pasta polimerica già resinata. Aspettate che accendo la luce. Perché? Ok, magari riuscite a vedere meglio. La pasta polimerica già resinata, in modo tale da capire che cosa succeda. Allora, tempera, acrilico asciutto senza acqua. Io l'ho passato con il pennello. In teoria, molte volte ho visto invece applicare sopra quella che è la pittura e tirarla con delle spatole. Questo si fa sulla pasta polimerica bagnata, cioè bagnata, non cotta, diciamo così. Questo è un esperimento, quindi andiamo a vedere che cosa succede. Oh, vabbè, è bellissimo! Oddio, è bellissimo! Aspettate, che ve lo faccio vedere. Non so più dove appoggiare. Aspettate. Credevo di aver registrato, invece non ho registrato una cippa, quindi vi faccio di nuovo vedere con mia veramente meravigliosa sorpresa questa creazione con i silk screen. Esperimento quindi con pasta polimerica ricoperta di resina, e quindi un effetto che non mi piace, che ne so, resina rovinata, bolle. Qualsiasi cosa vogliate, con questo sistema io camuffo gli errori, camuffo gli effetti e creo qualcosa di, io lo trovo di una eleganza pazzesca, ma proprio pazzesca. A me piace tantissimo, ma mi piace veramente tantissimo questo. Veramente, bene, esperimento 1 approvato.
Guarda, mamma. Pronto, pronto. Sono tutto, anche le scarpe c'ho. Il rosario me lo sono già messo in tasca. No. Quello rosso. Presente? Non mi porta quello di pelle. Che bellezza. Guardate. Bellissimi. Questo è il codice di questa meraviglia. Bellissimo. Eccoli qui. Finiti. Con il loro pernetto. Questi sono i primi, non sono molto grandi, quindi il silk screen mi ha permesso appunto di ottenere un orecchino molto molto più interessante. Eccoli qui. Io li trovo molto molto carini. Lucidi, leggeri. Li trovo davvero davvero belli. Questi poi, sempre con il silk screen, ho fatto anche questi. Anche questi qua sempre in pasta polimerica, forma semplicissima che però vedete nel momento in cui io vado ad arricchirlo con un silk screen cambia completamente la faccia e quindi diventano molto molto più carini. E questi sono quelli che adoro, questi sono quelli che adoro, questi sono veramente qualcosa di vintage, di, mi sanno di carta da parati anni 70, bellissimi. Qua ci attaccherò il pernino dietro, quindi verranno così. Ma questi mi piacciono tanto, 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 tanto. Veramente chic secondo me, tutta vestita di bianco con un paio di orecchini così e una borsetta molto easy fatta di questo colore, ragazzi, spettacolo. E quindi eccoli qua, io vi ringrazio per la visione di questo video, spero di avervi fatto cosa gradita e avervi fatto appunto piacere. Io vi ringrazio ancora, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!